siamo collegati con la provincia di Brescia. Davanti a me Paolo Clerici, uno dei big della distribuzione idrotermosanitaria in Italia. Buongiorno Clerici. Buongiorno. La vedo in casa, quindi in smart working anche lei? Sì, siamo agli arresti domiciliari da un mese e mezzo oramai, credo, ho perso il conto dei giorni purtroppo. Senta Clerici, in che condizione, in che situazione è in questo momento la sua azienda che ha diramazioni in molte regioni italiane? Siete aperti, chiusi, cosa fate? Sì. Noi siamo sempre rimasti aperti, non abbiamo mai chiuso, ovviamente per dare un servizio all'idraulico che comunque è sempre stato considerato nella filiera dei servizi essenziali, perché anche durante il virus chiaramente si può rompere una caldaia o comunque ci possono essere dei problemi nelle case dei privati cittadini, e anche nei momenti in cui c'era un po' il panico degli ospedali eccetera, dare anche servizio agli ospedali e quando hanno realizzato le nuove realtà a Milano, a Bergamo eccetera. Ovviamente abbiamo delle aperture minime, quindi con pochissimo personale, perché chiaramente il fatturato, il lavoro è bassissimo, quindi certo. Abbiamo iniziato i primi giorni del virus veramente a un 10-15% del normale, stiamo leggermente risaliti adesso a un terzo di una giornata normale. Ecco, tra l'altro il cuore della sua azienda è proprio intorno a Brescia, dove c'è stata la prima zona rossa. Noi siamo stati molto colpiti, abbiamo avuto diverse persone colpite, non tanto diversi miei collaboratori colpiti dal virus, ma tantissimi loro parenti, direi che quasi tutti i miei dipendenti nella zona Brescia, Bergamo, anche nel Cremonese, Lodigiano, eccetera, hanno avuto un parente o amici che sono stati colpiti, e anche molti decessi, devo dire, purtroppo siamo nella zona più colpita in assoluto. Ecco, a proposito di essere colpiti, parliamo ora della parte business. Io ho sentito molti suoi colleghi, anche del settore elettrico, mi hanno detto che in marzo hanno cominciato a segnalarsi le prime defaillance, aprile ancora non è concluso ma sarà molto peggio, le vorrei chiedere, e soprattutto in marzo ingiustificatamente hanno cominciato a saltare fuori i primi insoluti, i primi intendo molti insoluti, quindi aprile sarà anche peggio. Ecco, le vorrei chiedere che termometro ha lei della situazione? Ma allora, la chiusura di marzo, che già ce l'abbiamo, abbiamo avuto mediamente un raddoppio degli insoluti, che nel tipo di lavoro nostro insoluti ce ne sono sempre, cioè mediamente, non, il tipo di cliente nostro non è uno che paga regolarissimo, chiaramente il fine marzo è stato un peggioramento abbastanza elevato, non pensavo peggio in sincerità, perché qualcuno ha anche pagato. Temo il peggio andando avanti, perché magari qualcuno sperava che la cosa finisse un po' alla svelta, a marzo è anche riuscito a pagare, adesso non ha lavorato tutto il mese di aprile, quindi a fine aprile sarà anche peggio. Molti nostri clienti hanno chiamato prima chiedendo spostamenti, quelli abbastanza, diciamo, corretti da questo punto di vista hanno fatto la telefonata, altri hanno fatto l'insoluto e basta, insomma. Lo sapevamo, è successo anche con la crisi del 2008 e del 2012, la nostra clientela non ha in banca, quindi nel momento in cui non incassa non riesce a pagare. Certo. Senta Clerici, avete conosciuto un po' meglio questa pratica dello smart working? Sì. Che molti... Devo dire, non, allora, per certi versi è anche abbastanza comoda, cioè ci sono molti lavori che si possono fare a casa, certo. Si perde l'aspetto umano, la convivialità, anche il fatto di far scambiare due parole di persona, insomma, siamo italiani, siamo abituati a, certo, a scambiarci opinioni, però si può fare, ecco, si può fare. Ecco, però vorrei chiederle, visto che la sua azienda è molto strutturata e ha anche diramazioni in regioni, diciamo, mediamente lontane dal quartier generale, ecco, le chiedo, queste scoperte che avete fatto in questo periodo vi hanno suggerito delle nuove maniere di lavorare che diventeranno prassi nel futuro? Ma in realtà no, perché noi, proprio perché ultimamente ci eravamo abbastanza allargati per evitare di fare troppi chilometri, comunque un sistema di videoconferenza interno già ce l'avevamo e veniva già usato per tutte quelle riunioni che avevano argomenti che potevano essere chiusi, diciamo, in mezz'ora, un'ora, per cui la trasferta diventava controproducente. E facevamo le riunioni, quelle impegnative, dove si è stata intera, perché comunque stare mezza giornata in videoconferenza diventa pesante. Questo almeno per quanto riguarda le riunioni operative a livello abbiamo invece iniziato ad utilizzare tutto questo smart working
per il personale che invece era semplice, tipo l'amministrazione, contabilità, chi fa l'ufficio acquisti. Lì non lo so, sì, si potrà continuare a usarlo, però credo che comunque il fatto di essere in un ufficio insieme chi fa lo stesso lavoro è più comodo, è più facile scambiarsi le opinioni che non doversi mandare una mail o comunque fare delle videochiamate. Per il resto, registrare una fattura a computer, tanto arriva fattura elettronica, avere il computer a casa è uguale, no? Certo, certo, certo. Senti, invece le chiedo, qual è, visto che si dice tanto che i contatti umani saranno rallentati, il destino del bancone? Allora, noi ci stiamo attrezzando ovviamente con tutti i protocolli che sono usciti nell'ultimo periodo. Il bancone che prima era aperto, adesso messo i vetri o i plexiglass in modo da creare una barriera, però sono trasparenti, quindi comunque il cliente è ancora faccia a faccia. Già il bancone ha una sua profondità, quindi comunque la distanza dei 2 metri si manteneva anche prima. Certo, secondo me si perde molto arrivava il cliente, dai, vieni a prendere il caffè, facciamo 2 parole, parliamo di lavoro, no? Sì, davanti alla macchina del caffè si sono combinati tanti di quegli appari o tanti di quei cantieri, sconti e cose che adesso bisogna mantenere un po' le distanze. Anche la maschera è triste, insomma, è molto brutta, non siamo abituati a girare. Certo, certo. Ma mi è capitato, non da lei, ma sia nell'elettrico che nell'ITS, di vedere installatori che addirittura passavano dietro il bancone e andavano nel magazzino col magazziniere. Sì, sì, sì. Questa è una prassi che sarebbe vietata ovviamente per la sicurezza, perché nessuno potrebbe entrare. Poi tanti installatori, amici, insomma, parliamo anche di clienti che sono 20 o 30 anni che vengono nello stesso banco a fare spesa, quindi c'è proprio l'abitudine, la confidenza con il commesso, con il magazziniere. Sono cose tollerate veramente, che si facevano anche prima, anche se non sarebbero ammesse, dovrebbero vestirsi, mettersi l'elmetto, no, le protezioni per la sicurezza. Però è anche un modo, perché uno entra nel magazzino, gli viene in mente un po' cosa gli serve e acquista di più, no? Certo, certo, come al supermercato. Senta, senta Clerici, non so se ha notato, ma praticamente tutte le fiere commerciali dei grossisti elettrici per il 2020 sono state annullate e ci sono grossi dubbi anche per il 2021. Ma nel settore che le compete, cioè l'ITS, restano ancora in pista sia il Celsaie che l'MCE. Tutti e due per settembre. Secondo lei come andrà a finire? Loro ci stanno provando, ma dubito molto che riescano a realizzarle. Era la loro speranza, ci stanno credendo, ma non credo proprio che, per come stanno andando le cose, si trovi una soluzione al virus per settembre. Quindi non credo proprio che si possano fare. È un bel problema economico. Noi già stiamo avendo dei problemi, stiamo lavorando a un ritmo molto più basso, però si spera che da maggio si possa ricominciare con l'apertura dei cantieri. Ma non credo proprio, cioè, chi lavora nel mondo delle fiere, chi lavora nel mondo di tutto il mondo è senza lavoro per un anno, di sicuro. Cioè, non vedo, qualcuno sta tentando di inventarsi delle fiere virtuali, vedo un po' nel mondo dell'arte, che magari seguo ogni tanto per passione, però non è la stessa cosa. Certo. Senta, per concludere questa nostra chiacchierata, le chiedo, c'è questo hashtag nulla sarà più come prima, lei come lo declina? Credo che proprio sarà così, perché non ce ne dimenticheremo a breve di questa cosa, quindi anche quando sarà trovata la cura per questo virus o il vaccino, comunque staremo attenti, anche l'influenza a molta parte della popolazione farà paura, quindi penso che molte abitudini dovranno cambiare. Vabbè, ci adatteremo. Poi noi, gli italiani sono bravi, siamo un popolo molto fantasioso, quindi penso che troveremo la soluzione senz'altro. Ok. Grazie Paolo Clerici, le auguro buona salute e buon lavoro a lei e alla sua azienda, ovviamente, e la ringrazio di aver partecipato alla nostra trasmissione. Grazie a voi, grazie mille.